siamo qui con il trio di Carlo Pastori, Francesco De Chiara e Luciano Carminati per la manifestazione L'altro Natale organizzata dal Comune di Pordenone. Chiediamo subito a Carlo Pastori come è nato questo tipo di spettacolo. Come tutti i tipi di spettacoli è nato, cioè è nato per un'idea e per una grazia. La grazia è stata quella di avere degli amici come Roberto Castanetto del Centro Culturale del Noce che ci ha invitati qui per il vostro Natale, e l'idea è stata quella di riproporre le suonate dei Pastori come io da bambino le sentivo arrivare per le vie di Milano. I Pastori abruzzesi arrivavano e io capivo che era Natale, non scendevo, stavo in casa, quindi ho abbinato questa cosa al lockdown, ho detto dobbiamo suonare per le strade. L'altra idea è stata che io mi chiamo Carlo Pastori e quindi non potevo fare altrimenti, giusto? Io sono napoletano, anche se sono stato adottato dal nord, da Milano, da ben 40 anni, ho il ricordo di infanzia del suono delle cornamuse, delle ciaramelle, dei pastori che venivano a portare la novena davanti ai presepi nelle famiglie. Coloro che avevano la disponibilità economica di poter dare un obolo ai pastori li assoldavano e costoro suonavano le loro melodie natalizie di fronte al presepe, e questo suono gira in testa ed è indimenticabile. A Bergamo la tradizione del Natale, ma non solo, di tutto l'anno era rappresentata un po' da questo strumento che era con una musa che si chiama baguette, e anche a Bergamo si girava un po' per le strade, per i quartieri, suonando un po' le musiche di Natale e distribuendo anche dei santini che erano una sorta di benedizione per le famiglie per tutto l'anno. Grazie. Allora continuiamo con L'altro Natale nonostante il tempo.